È una cronaca giorno per giorno anche tramite i social, quella di Stefano Rossi impegnato nell'Africa Eco Race, la 11ª edizione. Non è mai facile correre in Africa, ma quest'anno bisogna dire che in questa edizione si fa davvero complicata. Lo dicono i piloti che l'hanno già corsa, lo dicono coloro che sono venuti per la prima volta e che non si aspettavano una gara del genere. Lo dice anche Stefano Rossi, che ha il suo secondo impegno consecutivo. Ragazzi, ci siamo arrivati al secondo bivacco e siamo a Gdal. Oggi è stata veramente dura e veramente abbiamo trovato un bouchon nelle dune perché tutte le strade erano occupate e abbiamo dovuto evitare tutti gli altri che si erano insabbiati e siamo finiti in una buca. È stata veramente dura a spostare una duna intera, ma ce l'abbiamo fatta e siamo riusciti a ripartire. Dopo qualche guaio meccanico ci ha condizionato la fine della prova, ma è un anno che lavoro a questo progetto, figuriamoci se voglio fermarmi adesso. Siamo qui in assistenza, adesso la notte sarà un'altra dura notte lunga per l'assistenza, però siamo qua e pronti e carichi. Ragazzi, ci siamo. Che dire a te? La prova durissima e purtroppo non è andata benissimo dal punto di vista meccanico perché abbiamo accusato una rottura, ma la prova era selettiva al massimo. Adesso contiamo sui nostri ragazzi che possono sistemare il tutto nel miglior modo possibile e partire domani mattina. Dai ragazzi, ci siamo. Ciao.